facciamo i soffisini, che sono perfetti per gli assaggini. È vero, abbiamo tantissimi ingredienti che sono proprio quelli classici dei sofficini. Abbiamo la regina della farina già in azione, l'acqua e il burro per l'impasto. E andiamo subito stai mangiando qualcosa? Ti ho beccato. Andiamo dritti subito ai fornelli. Metto io l'acqua. Vai Mati. Però che alla fine avremo una sorpresa. Sì, ci sarà una sorpresina. Ma non diciamo di più. 120 ml intanto ml d'acqua. Millilitri d'acqua. E 20 grammi di burro. Lo portiamo a bollore, ma ci mettiamo anche sale cubi. Che vuol dire? Quanto basta? Bravissimi. Mezzo cucchiaino magari. Per una ricetta ancora più golosa, sì, l'acqua può essere sostituita dalla latte, così viene tutto più saporito e godurioso, ma noi oggi staremo più leggeri. Quando bolle aggiungiamo 200 grammi di farina. Mi raccomando, fatevi sempre aiutare da un adulto in cucina. State molto attenti con i fornelli. L'hai detto tantissime volte. Mati, perché tantissimo è importante. Cuciniamo per circa un minuto, finché tutta la farina avrà assorbito l'acqua. Questo è già il nostro impasto che andremo a lavorare con le manine, però attenzione che scotta. Quindi aspettiamo un attimino. Come scorresiste? Golosa. Dovremo realizzare un panetto bello omogeneo. Nel frattempo assaggiamo. Mi sembra una buona idea, cosa dici Nikki? Sì. Bene, ok. Allora, Ale ha iniziato a mettere le mani in pasta. Com'è la sensazione? Calda. È calda. Hai visto che sembra il guantone da box? Da box. Il guantone scamorzone. Guardate che bella pallina è venuta. Vediamo se... È molto omogenea. Cos'è questa? In effetti ci assomiglia. Adesso la avvolgiamo nella pellicola appunto per 10 minuti in temperatura ambiente. La facciamo riposare, la mettiamo a nanna. E poi lei sarà pronta per essere sofficiata. Vi svegliamo la sorpresa. Eccoli qua, abbiamo sofficini di tutte le misure. Gli stampini, sì, si usano per fare i ravioli, ma si possono fare anche i sofficini. C'è anche il baby sofficino. Guarda, ma soprattutto c'è il maxi sofficino. Il maxi sofficione. Questo non lo facciamo. Sei pronta? Allora andiamo sul piano di lavoro. Oddio, non si muove più. Non vede l'ora di essere mangiata. La friggeremo anche. Dobbiamo dividere l'impasto in circa 5 pezzi circa. E 5. E mattarello. Prima si fanno delle palline. Sì. Va bene. Che poi verranno stese, sottili, sottili. Le lavoriamo con la mano. Caldine. È ancora caldina? Caldine, ma al punto giusto. Infariniamo un po' il tagliere così la pasta non si appiccica. Grazie. E anche i mattarelli. Guarda! È uscito un cuoricino sofficino. Ma che carino. Stendi, stendi, Mati. Quando siamo poi arrivati alla dimensione sofficina, tagliuzziamo. Vai, tagliamo il cerchio. Schiaccia bene lo stampino. Funziona, funziona. Molto bene. Adesso lo si vede qua sopra. Io faccio con i mini. Il baby sofficino. Mati, vai di pomodoro tu? Sì. Bene, bene in mezzo. Perfetto. Con la puntina. Bene. Ci mettiamo della passata che abbiamo anche condito con olio e un pizzico di sale. Infatti è quello che ci voleva, un po' di mozzarella. Un po' di mozzarella che abbiamo strizzato. È il gusto classico, quello che piace a Mati. Pomodoro. Basta, basta. Metto anch'io mozzarella. Tu Mati vai con la chiusura. Strizza bene. Oh. Abbiamo esagerato un po' con un po' con il ripieno. Guarda che carino. Wow, appoggiamolo qua e poi lo impaniamo. Io faccio spinaci e mozzarella. Mi raccomando. Anzi, ricotta. Ricotta? Ottima idea. Mi raccomando, ragazzi, non fate come noi. Cioè, non esagerate subito. Altrimenti rischiano di spezzarsi i sofficini. Invece, se mettiamo la dose giusta, sei pronta, Ale? Pronta. Vai, chiusura. Vado. Anch'io chiudo. Qua mi pare sia andata. Qua mi pare sia andata, vediamo ma il risultato. Ma che vengono! Sono pure pucciosi! Non si è bucato questo! Bene, ha funzionato! Via sul piatto! Faccio pancetta e pomodoro adesso. Interessante, godurioso! Faccio il contorno del pomodoro. Occhio, così verrà fuori tutto! Perché rischiamo la fuoriuscita! Ale un altro, Nikki un altro. Io lo faccio ai tre formaggi. Ecco, volevo chiederti quello. E poi a me piacerebbe anche col cheddar. Quello che si trova. È pancetta, lo sto facendo io. Quello che si trova negli hamburger, grazie Nikki. Allora dopo ce lo assaggiamo. Scamorza. Pronti. Vai. Pensa. Chiudi. Chiudi. E bene giù, così. Vai. Guarda la pansita di qua. Sì, così. Fatto. Vediamo che è successo. Perfetto. Il sofficino. Non riesco a resistere. Devi resistere, mettilo qua sul piano. Non riesco a resistere, ragazzi. È proprio perfetto. Senti che ciccio. Lo vedo intenso. Chiudo.
Arrivo! Ullala! Guarda che bello! Questi stampini deliziosi li abbiamo presi al link qui sotto in descrizione. Prepariamo l'uovo sbattuto per l'impanatura. Vai Mati, apriamolo tutto. Perfetto! Brava! Frusta, frusta, frusta! D'altronde è la regina della frusta. Un uovo! Mettiamo un secondo uovo per fare un bel bagno proprio. E quindi... Un bel bagno? No, mamma ha bisogno di fare un bel bagno. È già pulito. Il sofficino lo deve fare. Guarda che manina. Hai visto? È regina della frusta. Qui invece quanti ne abbiamo, Nicky? Ho visto che abbiamo come due scatole di sofficini e mezza. A proposito di bagnetto... Tuffo nell'uovo. Secondo me questo qua è il mio. Quello che ci ho messo in 6 formaggi. 6 formaggi. Tuffo nel pan grattato. Devi farmi assaggiare tutti, Nicky. Ragazzi, qui c'è assembramento di tuffo. Fermatemi, devo passarli 2 volte per una frittura ottimale. Sì, così otteniamo ancora un sofficino più croccante. Secondo bagnetto. Ma sono ancora più carini così. Belli, buoni. Intanto... Che gola. Intanto vai Matti, sott'acqua, sott'uovo. E da qui a qui. Da lì. Li impaneremo tutti e 10. Ci siamo. L'olio è circa 170 gradi. Pochi minuti e i nostri sofficini saranno pronti per essere mangiati. Pronti per il prossimo bagnetto. Mi raccomando, abbondate un po' con l'olio perché devono essere completamente immersi. Circa un minutino di cottura e saranno pronti. Mi raccomando, anche qui, ma ti lo ripeto ancora, fatevi aiutare da un adulto. Esco col primo. Eccoli, belli ambrati. Mettiamo sulla carta. Questa è la versione maxi. Sì, carta assorbente, mi raccomando. Poi magari li girate anche perché assorba da una parte e dall'altra. Sembrano veri sofficini. Infatti. Perché sono veri sofficini. Vero. Vero che sì. Vero che buoni. E i sofficini sono in tavola. Anche raffreddati? No, state attenti. Come? Sono ancora raffreddati. Ah bene, allora vuol dire che li possiamo assaggiare. Apriamone uno. È il momento della verità. Guardate. No, guarda la mozzarella. Questo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assaggiare. Ma mi piacerebbe assaggiarlo, posso? Io voglio quello al pomodoro e mozzarella. Io credo che sia solo ai. Forse è mio quello. Allora. Allora non ci resta altro che assaggiare. Mati, guarda! È vero? Pomodoro e mozzarella. Ho fatto io questo, posso uno? È proprio lui. Com'è? Ho sentito croc quando l'hai mangiato. Buonissimo. Nicky, cosa dici? Buonissimo. Buonissimo. Sono gli occhiali di buonissimo. Mati, cosa dici? Pollicione su, provo anch'io. Guardate, fila. Avete visto che fila? Fila anche sulla tua bocca. Ok, ragazzi, non mi inquadrerò. Credo di avere una bavetta di mozzarella. Questo, secondo me, è gli spinaci. La ricotta. Ricotta. Ecco qua, si vede perfettamente. Io li apro, così sbirciamo. Vai. Questo ciccioso. Il mio? Sì, è il mio. Sì, questo c'è anche il quello cheddar. Con tutti i formaggi. Al baby sofficino. Prosciutto e pomodoro. Buono, piccolino. Buonino. Potrei provare. O forse mozzarella come tuo. Assaggia, assaggia Mati. Io non so già cosa scegliere. Lo so già, è mio. È buono. Era proprio mozzarella. 6 formaggi sono meglio di 3 formaggi. E se i sofficini possono essere golosi, chissà, saranno anche giocosi? Certo che sì, Ale. Benvenuti al gioco. Io ho capito. Non scegliere il sofficino sbagliato. Ovvero. Io ho capito. Praticamente ci sì. Sono. Tanti sofficini. Giusto. E solo pochi hanno gli ingredienti dentro. Che sono delle sorprese. Altri invece hanno delle non sorprese. Chi allora, vuole iniziare? Dai, Mati, comincia. Quale scegli? Vediamo. Fammi fortuna. Allora, rosa. Sicura? Rosa, vai, rosa. Prova. Fare questi sofficini, ragazzi, è molto semplice. Prendete un cartoncino. Sì, c'è una lo tagliate in forma rotonda e poi pinzate a lato. Bravo, ma... Cosa hai trovato? Due caramelle! Che fortunata! Bene. Io questo qua. Vai in ordine. Tu quello cicciotto? Vediamo se è un buon indizio. Cosa ci sarà all'interno di un sofficino? Una sorpresa buona? Una sorpresa meno buona. Buonissima. Buonissima? Che cos'è? Lego Dots. No. Sì. Ma i braccialetti nuovi. Sono quelli slim. Degli animaletti. Forbici. Arrivano mangiatrice di caramelle. Ecco le forbici per Nicky. Poi il bello è che sono slim. Cioè hanno una sola corsia di Dots rispetto alla versione precedente. Il profumo? Però ce ne sono due. Oh, che puzzosetto. Oh, c'è guarda. La volpina con gli occhialini. Ma ti tieni, ma tu mi dai una caramella. Vado. Ah, questo sì che è un bello scambio, ragazzi. Andiamo insieme, dai, avanti.
Vabbè, rispetto è carino. Ovviamente questi braccialetti sono compatibili con tutta la collezione DOTS e anche con i Lego che avete a casa. Quindi se avete un puntino Lego, lo potete appiccicare sul vostro braccialetto. Che carini, questi sottili sono ancora più belli. Sono proprio pucciosetti. Qua siamo pronti tra una bicicletta, la Root BFF, migliori amici, una macchina fotografica e la Volpina. Nel frattempo Mati puoi scegliere. Guarda. Vediamo. Eh sì. Oh, che carino. Vai Mati. Che colore ci guardo, vuoi? Guardo questo. Questo verde? Fino adesso sono sorprese belle, hanno trovato. Sì, mi è andata bene, siete fortunelli. Ma noi sappiamo che siete fortunelli. Sì. Cosa hai trovato? Cosa? Un altro. No. Bene. Che bei colori. Sono i nostri, Ale. Scusate, non vi posso. Sì, sono bellissimi. C'è il giallo. C'è il giallo e il rosa. Mamma, questo te lo regalo. Io ho detto rosa. Così abbiamo una scuola preferiti. Uno per te, uno per me, uno per Matti, uno per la mamma. Benissimo. Tata, ti regalo quello giallo. Grazie. Quei gelati, amore. Ma scusa, sono tutte sorprese belle. Ti sei dimenticato di scherzo. Ale, è che loro sono fortunelli. Allora, vai Nicky, scegli l'altro rosso. Cosa ci sarà all'interno? Lo vedo un po' timoroso. Cosa c'è? No, un cioccolatino. Dai, apro, va bene. Sì, dai, apro che dividiamo anche quello. Assolutamente. Ale, hai per... Cosa c'è? Scherzetto! Ho messo dentro a mangiarlo! Mati! Della buona... Ah, è la caramella! Mati, è glitter! Mati, è glitter! Mati, è glitter! Mati, è glitter! Tieni, montiamoli glitter. Adesso! No, mi piace questo giallo! Ma ci sono i pezzi pucciosetti! Vi volete aiutare a montarli? Apri ancora una intanto! Sì, dai, scegli il prossimo! E nel frattempo andiamo al montaggio! Verde o giallo? Verde o giallo? Ecco, ricordo che qui all'interno avevo nascosto carta igienica pulita. Ah, per fortuna. Rigorosamente. Dai. Sei sicura? Apri. Che faccia? Tocca a me. Sì, apri. No, Ale. Basta. Come? È bello, è argentato. Tocca a me, dai. In effetti credo che non si apra più. Vai, Nicky. E nell'ultimo, grande, sofficione, troverai all'interno... C'è del timore, ragazzi. Non aprire il sofficino sbagliato, perché all'interno potresti trovare qualcosa di macchiato. O di affamato. Sì. Che potrebbe... Ho diventato. Niente. È il sofficino niente, Ale. E uno. E due. E tre. E quattro. Braccialetti quadrupli. Sì. Viva i nostri sofficini anche a sorpresa. E voi ragazzi, fateci sapere sul nostro profilo Instagram qual è il vostro sofficino preferito. Avanzano, dai. Bene, possiamo decorare. E se questo video ragazzi vi è piaciuto, mettete un pollicione. Hai detto sofficino, va benissimo. Ognuno ha detto una cosa diversa. Iscrivetevi ragazzi al nostro canale YouTube per non perdervi i prossimi video. Ciao!